Nel sesto libro dell'Eneide, dopo essere approdato sulle coste della Campania, Enea giunge a Cuma, dove consulta la Sibilla, la sacerdotessa di Apollo, e le chiede di poter visitare il regno dei morti per conoscere il proprio destino. Il viaggio di Enea negli inferi inizia presso il lago d'Averno, davanti a una grotta che manda pestifere esalazioni. Qui l'eroe e la Sibilla cumana effettuano i sacrifici rituali di 4 giovenchi e di una pecora nera in onore della dea Persefone. Dopo aver attraversato il vestibolo, una sorta di corridoio oscuro, Enea e la Sibilla giungono presso il fiume Acheronte, uno dei 4 fiumi infernali dove si trovano le anime degli insepolti. Qui la sacerdotessa e l'eroe, traghettati sulla barca di Caronte, raggiungono l'altra sponda del fiume infernale per trovarsi davanti all'ingresso degli inferi, sorvegliato da Cerbero, mostruoso cane a 3 teste che viene placato da una focaccia di miele e sonnifero. Oltre l'ingresso della porta degli inferi, Enea e la Sibilla raggiungono il bivio che conduce dal lato destro ai Campi Elisi e dal lato sinistro al Tartaro, dove Enea non può entrare. Percorrendo la strada di destra, Enea raggiunge la reggia di Plutone e Proserpina. Qui, nei Campi Elisi, soggiornano gli spiriti di coloro che in vita hanno raggiunto la perfezione. In questa sorta di paradiso pagano, Enea incontra il padre Anchise, che dall'alto di una collina mostra al figlio le anime dei suoi futuri discendenti, le quali sono destinate a reincarnarsi. Enea assiste così a una sorta di sfilata dei personaggi che faranno grande Roma.